L'Eiger è una delle montagne mitiche dell'alpinismo, il sogno di qualsiasi scalatore. La sua parete nord, conosciuta come la facciata omicida, rappresenta la meta preferita dai best jumper di tutto il mondo. L'Eiger ha una storia affascinante e terribile. Le sue pareti ripidissime sono state testimoni di trionfi e disastri, esercitando nei confronti degli amanti dell'avventura un richiamo forte come una calamita. La via nord, più spesso delle altre, capolinea drammatico di diverse avventure umane, è la rampa di lancio scelta da Anne Sach e Uli Gegenschatz nel giugno del 2000 per lanciarsi con il paracadute. Dovranno lasciarsi andare in caduta libera per 19 secondi per aprire poi la vela a 50 metri da terra. Si sono preparati per un anno, studiando le correnti, la morfologia dell'Eiger e persino le ombre dovute al riverbero solare. Portati sull'erta dall'elicottero, eccoli volare in questa affascinante, terribile e meravigliosa picchiata. La loro missione per ora è compiuta, ma l'Eiger merita una sfida ancora più ardita. La porteranno fino in fondo un anno dopo. Un anno dopo, Anne Sach e Uli Gegenschatz si avvicinano all'Eiger con la Gremagliera, il caratteristico trenino che viaggia ad altissima quota e collega il fondovalle anche alle stazioni sciistiche di Wengen e Grindelwald, passando accanto allo Jungfrau e all'Eiger. Dimostrata la praticabilità dell'impresa, i due vogliono ripeterla senza l'ausilio dell'elicottero. Scalando la parete ovest dell'Eiger con l'equipaggiamento di volo sulle spalle, compiono da subito una piccola prodezza sportiva. Ogni alpinista sa che questa montagna ha passaggi da brividi. Per me un anno fa, nel giugno 2000, quando mi sono lanciato qui con Hannes dal picco che noi chiamiamo il Fungo, è stato il punto più alto della mia carriera sportiva. Adesso ci riproviamo, ma ci è voluto un anno per essere pronti ad affrontarlo così. Oggi sto portando con me la tuta alare. È una parte essenziale dell'equipaggiamento che mi permette di avere delle piccole ali tra le mie braccia e il torso e tra le mie gambe. Così posso flottare in aria come se avessi un paracadute o un paraglider. La tuta alare riesce anche a ridurre sensibilmente la velocità di caduta libera. Direi che più o meno la dimezza. E se la uso al meglio, mi permette di volare in orizzontale in avanti per moltissimi metri. Poi la riduzione della velocità nella fase di caduta libera mi fa rimanere in quota per molto tempo. Avanzerò quindi allontanandomi dalla parete nord dell'Eiger e potrò portarmi verso il centro della valle per centinaia e centinaia di metri. I pensieri e le domande portati con sé da questa impresa stanno per trovare l'unica possibile risposta. Quella, senza appello, del successo o del fallimento del lancio, da affrontare immediatamente dopo la fatica della dura scalata con il peso dei dispositivi di volo sulle spalle. Eccolo, il Fungo. Con un agile spire jump, un salto da un picco all'altro superando il vuoto, Uli si porta sulla sua estremità. Hannes lo raggiunge subito dopo, messo in sicurezza dal compagno con una fune. I minuti che precedono la sfida sono fatti di gesti automatici, quasi rituali. Quando è tutto pronto, bisogna solo aspettare l'ispirazione giusta. Il primo a lanciarsi e con un assetto convenzionale è Anne Sach. Anche senza tuta alare, lo sportivo austriaco si svincola dalla zona della roccia e apre a tempo il suo paracadute. Ora è il momento del suo compagno d'avventura, lo svizzero Uli Gegenschatz. Volerà fino all'apertura della valle.
Il suo volo è quello di un'aquila reale che passa in rassegna i suoi domini. Uli Gegenschatz, che ha fondato con Hannes Ack l'Acro Team, firma un'impresa sportiva meravigliosa. Un gesto atletico e umano che ridà a Liger, vetta arcigna dalla fama persino sinistra, quel fascino naturale e positivo che merita per le sue bellezze naturali.